è una disgrazia che è avvenuta e noi stiamo cercando di aiutare in tutte le maniere la famiglia, per anche il papà che dovrebbe arrivare nel territorio italiano a breve per cercare di vedere la famiglia, vedere la mamma che è disperata. Quindi in tutte le maniere stiamo cercando di, nella disperazione, aiutare questa famiglia. C'è la disperazione di una mamma e di una nonna chiuse nel loro dolore al collegio San Giuseppe di Vittorio Veneto e c'è l'angoscia di un padre rimasto in Ucraina a combattere nella zona orientale, quella più bersagliata dai russi. Il consolato onorario ucraino per le Tre Venezie si è attivato immediatamente dopo la tragedia costata la vita alla piccola Maria Markovetska, la bimba di 7 anni annegata mercoledì pomeriggio a Revine Lago, dove si trovava in gita con il Grest. Portare in Italia il padre di Maria non sarà un'impresa facile. Impegnato al fronte e nella difficoltà della situazione stiamo cercando di fare il possibile per poter permettere il suo arrivo e la sua uscita dal territorio ucraino, anche perché i maschi e gli adulti sono limitati nei loro movimenti e nel loro poter uscire dal territorio ucraino. Intanto i carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto stanno procedendo con tutti gli approfondimenti del caso, coordinati dalla Procura della Repubblica, che al momento ipotizza i reati di omicidio colposo e omessa vigilanza. Nessun nome sarebbe stato ancora iscritto nel registro degli indagati. Gli inquirenti si stanno muovendo con la massima riservatezza e cautela. Bisogna ricostruire gli ultimi minuti di vita della bambina. Il dramma personale di una famiglia e il dramma di un intero popolo. Il console ricorda l'opera della Fondazione Hope Ukraine. Noi abbiamo attivato una fondazione che è stata creata per l'emergenza ucraina, che si chiama Hope Ucraina, proprio per cercare di creare una raccolta e un supporto, insomma, a livello della famiglia per un po' di speranza, un po' di aiuto. Al meglio si sta cercando di fare quello che è possibile per cercare di alleviare la disgrazia.